Pisa è un linguista preconvocato. Fratello Cosi è anche di Amico e di Potenza, ma l'ho conosciuto perché è molto brillante. L'ho conosciuto perché lui mica si diventa a parlare con gli altri poveri, no, qui parla con conservativi, cioè lui contesta l'Accademia della Crusca, lui contesta e vince. Lui anche vince. Nelle dispute che fa, puntualmente e blocca. Sempre vince. Per questa ragione io poi, quando incontro persone veramente di talento, io poi non le voglio mai, ho fatto così con tutti, non li voglio più e non ti voglio precedente. Ho un curriculum di Ivan Russo molto lungo, ma non lo leggo, lo trovate nemmeno nel nostro sito, nel sito del Centro Studi Leone XIII. Dico io che un collaboratore ha cominciato, comincerà molto presto la sua collaborazione insieme con me. Dico subito che noi non siamo d'accordo su alcune questioni, ma questo ci tiene ancora più vicino. Non fa niente. Ivan Russo è qui stasera con noi, ci parlerà sicuramente di poco, dal suo punto di vista. Prego. Anzitutto mi corre l'obbligo di precisare che le dispute con Zabatini attengono, diciamo, allo scrivere, alla punteggiatura, al modo di esprimersi. Non posso certo paragonarmi al genere di Zabatini, perché sennò insomma sarei scombinato nella follia. Non può una persona come me, che si è dedicata al diritto penale, alla procedura penale, competere minimamente con il genere di Zabatini, che è fantastico, se non tanto. E studia la lingua italiana, l'etimologia, la semantica, eccetera. Quindi, diciamo, le dispute che in Veneto ci hanno visto contrapposte si limitano esclusivamente al modo di esprimersi nella lingua italiana, non certo, ripeto, paragonare minimamente al professor Sabatini. Ho piacere di discutere qui di Crocco, perché mio nonno, guardate, tra me e mio nonno c'erano 110 anni di differenza, era del 1840, è nato a San Guido, 1840, Vivo Nuovo, e era tenente della Guardia Nazionale, quindi io ho i ricordi un pochino raccontatimi da mia nonna, la quale è sopravvissuta naturalmente, e mi diceva di queste vicende. In più, la mia bisnonna di Castelmezzano, Polini si chiamava, ha ricevuto nella casa Boris e Crocco e altri personaggi, sì, a Castelmezzano. Tra l'altro rubarono un cornettino di argento e mia nonna si rivolse a Boris e disse: ma generale, qui mi manca il campanellino. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, il campanellino ritornò nel posto dove era stato asportato. E devo però preliminarmente, non sapevo qui di trovare, diciamo, anche una lietissima sorpresa del giovane studioso che mi ha preceduto, il quale si rifà a Lombroso, personaggio di cui mi sono interessato sia nel passato sia nel presente, perché qui abbiamo Donato Santoro che presenterà il 23 giugno a Matera tre libri suoi. Uno parla dell'espressione della pena, l'altro libro parla di alcuni pensieri suoi, di alcune osservazioni, l'altro invece di criminologia, quindi diciamo siamo proprio nel tema. In più ho mia figlia che si interessa di questi aspetti, perché è psichiatra e psicoanalista, quindi è un modo di confrontarmi con te, e molte volte mi vedono divergere dalle sue opinioni, come rilevava l'amico Tucciarello qui, e mi vedono divergere in materia di storia, anche per quanto attiene alla storia, una premessa indispensabile. Io con la storia, diciamo, rispetto alla storia ci sono passato solo accanto. Perché? Perché mio professore è stato il professor Calice per alcuni mesi a Potenza, al liceo classico di Potenza, e io ho avuto la fortuna di essere assistente universitario per un anno e mezzo di Don Tommaso Pedio.
certamente ricorderete tutti, un termine fisso del Terno Consiglio, direbbe il poeta, insomma un maestro della storia, e rispetto al quale dissentivo anche parzialmente. Quindi esordisco con 2 minuti solo con il riferimento a Lombroso. Verissimo, queste teorie qui del positivismo poi, insomma, portarono alla triste, più che triste, cioè alla sinistra, alla terribile influenza sul nazismo, che cominciarono addirittura, come sapete, a misurare il lobo, l'indinazione o l'indinatura del lobo delle orecchie, a misurare la fronte, a misurare, cioè, qualche cosa di mostruoso. Detto questo, però, e non per essere sempre a metà, come fa un po' Mentana, mi ricorda, qui c'è l'eccellenza, mi ricorda Zera, il più giovane e il più corto del Silentio, il quale cercava sempre di stare a metà, di mantenersi a metà, fino a quando il maestro gli disse: Zera, sì, d'accordo, ma tu non vuoi pretendere di stare sempre a metà, qualche volta la verità sta agli estremi o in profondità. Quindi non per guadagnare una strada mediana, che sarebbe disgustosa e sarebbe, diciamo, un atteggiamento mellifluo, bensì perché ho il rumore di confrontarmi anche con altre opinioni che fanno capire, ci fanno comprendere che non è che noi siamo arbitri al 100% assoluti del nostro destino. Cioè, c'è qualcosa che ci guida, qualche cosa che ci indirizza verso una scelta o verso un'altra. Un giorno non voglio e ne potrei dire che non c'è libero arbitrio, per carità, e se no che razza di uomini saremmo, che razza di umanità saremmo. So che, contrariamente a quello che generalmente si pensa, o meglio si può far credere, secondo cui noi saremmo arbitri assoluti delle nostre scelte, no, c'è in ciascuno di noi una tendenza, quello che Jung chiama ciò che Dio vuole. Cioè, dice Jung, qui non sto parlando di Lombroso, sto parlando di uno dei massimi geni della psicanalisi, psicanalista. In ciascuno di noi c'è una tendenza che secondo lui proviene dalla divinità, non sotto il profilo, diciamo così, delle cellule, non organicamente, ma quello che lui definisce la trasmissione dagli antenati, secondo un guido inspiegabile, non si conosce ancora, è la prova più evidente, del resto credo che sia capitato poi anche a me è capitato con riguardo a mio padre, la prova più evidente, dice Jung, si trova nel linguaggio dimenticato. Se vi capita qualche volta di approfondire l'argomento, vedrete che alcune volte vengono fuori vocaboli di cui nessuno di noi ha mai sentito parlare. A me è capitato con mio padre, mentre stava decedendo, ha pronunciato alcuni vocaboli sanghilichesi del 1820-1830 che lui non aveva mai conosciuto. Li ho trovati scritti in alcuni libri che trattano della storia di Sanghini. Quindi questo è accadato. In più, che so, posso citare Adler, Fromm, vedete, contrariamente a quello che si pensa, cioè, nomina Napoleone, Giulio Cesare, Alessandro Magno, politici, nominano in parte anche Garibaldi, e lui li definisce necrofili, non nel senso della sessuologia, cioè nel senso di coloro che hanno la tendenza alla necrofilia, per carità, cioè, ma sono persone che in sostanza, volendo raggiungere la distruzione di sé medesimi, creano subuglio nel mondo, cioè sono persone portate alla violenza, al male, e trovano pace solo quando muoiono, insomma, o quando se ne vanno a caprire, come si dice sacramentale. Quindi sto parlando di opinioni di grandi geni, di grandi scienziati. Detto questo, è qual è il, diciamo, il senso, la mia testimonianza? È che restano ferme le brutture attuate, commesse dal regime piemontese. Lo stesso mio nonno, mi raccontava appunto mia nonna, quando si vide costretto e ristretto nelle pastoie del Regno d'Italia, rimpiangeva i Borboni. Ci ho detto, però non possiamo dimenticare, ne possiamo trascurare,
Crocco e compagnia Cannarsi erano, facevano parte, diciamo, di quella parte dell'umanità che io non esito a definire criminale. Non vi racconto, né posso parlarvi delle questioni correlative a specifici temi. Posso ricordare semplicemente che so a San Ghirico del 1861, poi come mi insegnate, Ores sbarcò mi pare marzo-aprile del 61, settembre del 61, e rimase insomma così dalle nostre parti, dalle parti di San Ghirico, fece un salto e ci scapparono due morti, uno era un tenente della Guardia Nazionale di San Ghirico, si chiamava Lacala, l'altro era un militare della Guardia Nazionale di Torre, si chiamava Sica. Cioè, a dire, del resto, voi sapete, la storiografia è divisa. Tommaso Pedillo, dal quale io ripeto molte volte dissentito, vedeva nei briganti il simbolo, il vestigio, diciamo così, della ribellione del popolo, dei poveri contro i ricchi, quindi contro i liberali, contro il tradimento dei liberali nei confronti delle attese del popolo. Verissimo, nessuno sta a negare ciò, solo che questo non può giustificare, non può farci passare, saltare la sponda e giungere in una sorta di terra di nessuno, dove si va a paragonare la persona che viveva onestamente e lavorava dalla mattina alla sera con Crocco. Ho sentito dire giustamente, sì, rubava perché non aveva che mangiare. No, io sono vissuto a Castelmezzano, signore, negli anni 50, vi posso dire c'era una miseria terribile, mostruosa. Castelmezzano, anni 50, io ho visto le persone venire a casa di X, Y a chiedere un tozzo di pane, però contemporaneamente posso dirvi che hanno improntato la loro esistenza alla dignità, all'onestà. Quindi a me molte volte fanno ridere, qualche volta irritano, sa, ma quella lì, quella persona poveretta si è dovuta poi concedere, se concedere chi? A Castelmezzano ho visto le ragazze morire di fame e diventare grandi, di crescere con un senso della dignità, con un senso dell'onestà profonda. Quindi nessuno può fare il censore, nessuno può fare, perché sarebbe bestemmiare contro il destino. È troppo semplice, come lo dissi, e per chi ha mangiato dire, beh, vabbè, io sto qui, voi in casa, che fumo la sigaretta, guardo la televisione, non me... Solo che questa giusta premessa non può portarci alla deriva opposta, cioè quella di giustificare tutto. Tutto è fatto, perché è stata la povertà, perché è stato l'ambiente, perché è stato il destino, perché è stato questo e quest'altro. No, e qua torniamo al punto. La vita dell'uomo, cioè la grande sfida dell'uomo è vincere la tendenza alle inclinazioni negative. Quindi con questo, ripeto, ferme forme patologiche nei confronti delle quali non si può assolutamente obiettare alcunché. Se una persona ha una tendenza verso la anche verso il punto, questo c'è la cleptomania, per esempio, è inutile dire no, ma tu non devi rubare, no, qui è qualcosa più forte di lui, qui c'è un po' di lui. Quindi, riassumendo i termini della questione, in questa strada mediana tra le brutture di una parte e le brutture dell'altra si colloca la vicenda della nostra Basilica. Se volete chiedere il mio parere, però qui scombino proprio nel personale, quindi a me tutte le persone che, diciamo così, tendono a padroneggiare, a gestire il potere, alla prepotenza, al dominio, giustamente rilevava Fortunato, non mi sognerei di dire che è uno stico di sangue. Cioè non sono né un liberale né un antiliberale, sono un sforzo di essere nei limiti del possibile, ovviamente. Critico nel senso costruttivo, cercare di comprendere, insomma, come stanno le cose, qualche volta ci riesco, altre volte no. Quindi, da una parte senz'altro stanno le giuste esigenze del governo, di voler governare, di voler dominare, d'altra parte però stanno le
la mia constatazione, quindi ripeto, scoprire nel personale, tutte le persone di potere, diciamo che istintivamente non mi piacciono. Ma metto sotto questo profilo. Dalla parte sia coloro che fanno poi i rivoluzionari per vincere dall'altra parte, e anche costoro mi piacciono. Così le brutture del nazismo sono vomitevoli, le brutture fatte dai comunisti cinesi sono altrettanto terribili, mostruose. Immaginate che ammazzavano i nipoti, e i nipoti ammazzavano i nonni perché non erano funzionali alla rivoluzione, alla grande marcia, li ammazzavano a bastone. Ora, per chi conosce la cultura cinese, che è addetto, che so, li vede Tofu, Pochui, Li Taipo, vedete che è qualcosa di terribile. Cioè, questi poeti qui di fronte alla senilità, una poesia bellissima di Tofu, non ve la voglio qui recitare, insomma ci fanno capire che questi tipi di cultura qui sono mostruosi e vanno in Italia. Ci ho detto, dice troppo facile, in pratica come affrontare la questione meridionale correlativamente a Crocco e risolverla? Secondo me non si possono veramente risolvere. La storiografia, posso indicarvi così la storiografia che indicarvi, nel senso che poi me la insegnate, ma diciamo le due linee più o meno, le tendenze. Abbiamo da una parte Mario Monti, che so Cinnella, i quali dicono che costoro erano né più né meno che dei briganti, dei banditi, degli assassini. Poi abbiamo coloro che tendono a giustificare, lo stesso Giordano Bruno Guerra, per esempio, lo stesso Giordano Bruno Guerra dice che le brutture fatte dai piemontesi sono state mostruose, verissimo. Dal punto di vista concreto e specifico, per quanto questa materia possa permettere tali concretezze e specificità, è pacifico che la storia d'Italia è una storia travagliata. Avete avuto lo storico che vi ha raccontato. Infatti io mi sono c'è un libro che indegnamente firmato anche da me con Tommaso Petiglio, Massoni e Giacobiti nel Regno d'Italia, quindi Emanuele De Feo, eccetera. Quindi se si va indietro, cioè, la storia è vecchissima, viene da centinaia di anni, e basti dire la contraddizione proprio nel 1860, nell'agosto del 1860, a Potenza ci fu la rivoluzione, i moti pro, a Matera invece ci fu l'eccidio opposto, l'eccidio Gattini. Cioè, a dire che qui a Potenza i rivoltosi inneggiavano al Piemonte, lì a Matera, negli stessi una settimana prima, 7-8, 10 giorni prima, ammazzarono una persona ritenuta latifondista, istigata dai Borboni, andarono e ammazzarono questo Gattini, che era un liberale. Era un liberale. Quindi, questa è la situazione. Sempre con il punto interrogativo, bisogna sempre cercare, a me, concludendo, dà fastidio l'atteggiamento, da parte l'atteggiamento s'accende, vabbè, questo non ne parliamo, ma dà fastidio anche l'atteggiamento, quello della difesa precostituita delle nostre posizioni. Questa è una difesa che Socrate, Aristotele già dissero essere assolutamente, da parte una sciocchezza, ma di essere la negazione dell'intelligenza. Io non seguo i dibattiti televisivi, sapete perché? Mi appassionano anche sulla politica, nel senso, come dibattiti, ma solo, vedo sempre le... esatto, il pregiudizio e le due fazioni precostituite. No, lì va tutto bene, lì va tutto male, ma santo Dio, ma non si può assolutamente, insomma, accettare qualcosa di questo genere. E così, per concludere, come mi sembra disgustoso e mostruoso dire quella la persona, viene così perché quella appartiene a quella stirpe, non usiamo la razza, se no dicono appartiene. Certo che sono sciocchezze, sono boiate, d'altra parte però non possiamo neanche dire che non ci sia un'espressività del nostro ego, del nostro essere, se no metteremo, eccellenza, diciamo, obnubileremo e metteremo sotto i piedi
anche tutta la letteratura, basti pensare a Manzoni, gli sguardi di fuoco di padre Cristoforo, cioè l'espressione, si capisce? La letteratura, basti pensare alla cinematografia, lo sguardo cattivo che sono fatto da Christopher Lee, e i cartoni animati, si vede che il buono e che è cattivo, cioè non bisogna esagerare né in una parte né nell'altra, tanto che, eccellenza, di fronte a certi personaggi, quando li vedo in televisione, gente mostruosa che ha ucciso, eccetera, vedendole in faccia mi chiedo, ma è mai possibile che veramente costoro sono a immagine e somiglianza di Dio? Mi pare proprio di no. Grazie.